Quindi No, sono due cose diverse. sono due cose diverse. Però mangiando carboidrati c'è un livello di insulinemia basale molto più alta e questo è evidente che se noi Sì. arriviamo da 4 a 16 o da 6 a 24, significa che le cellule beta del pancreas devono produrre 4 volte la. Correttissimo. Panzeroni lo sta asfaltando proprio in una maniera incredibile, non me lo sarei mai aspettato. Lo sta uccidendo. Allora, non so come avevo fatto a perdermi questa perla assurda. Confronto Project Invictus vs Life 120, il che significa Andrea Biasci contro, poi vedremo se sarà contro oppure no, Panzironi. Ed è stato fatto anche su Telecolor, cioè l'emittente televisiva che comunque ospita, ha ospitato per tanti anni il dottor Mozzi. Vediamoci un po' questo video. Bene, tornati in studio, abbiamo fatto questa breve pausa pubblicitaria, sono molto contenta e anche onorata perché è iniziato già il confronto ed è iniziato durante la pubblicità, già dal titolo lo vedete, abbiamo qui con noi il dottor Andrea Biasci, buonasera e benvenuto. Buongiorno, buonasera. Molto famoso su internet, seguitissimo, la presento perché lei è laureato in scienze motorie, è fisiologo dello sport ed è anche editore, giornalista, scrittore, non giornalista, Da non mi scusi, giornalista, sì. scrittore, molto seguito anche per quanto riguarda i suoi libri Sì, sono anche professore a contratto all'Università all'Università Statale di Statale di Milano. Milano. E ci occupiamo di allenamento, alimentazione, un po' anche di benessere e ricerca scientifica. Fondatore del progetto Project Invictus. Che cos'è? Esatto. È un progetto editoriale che cerca di dare delle linee guida traducendo quello che è la letteratura scientifica, il materiale universitario anche per un pubblico più ampio che non ha fatto l'università ma che vuole rimanere informato e avere lui gli strumenti per poter giudicare senza affidarsi, senza avere atti di fede, ecco, quindi creando delle basi e dei presupposti per poi interpretare quello che la televisione, i giornali e lo stesso internet divulgano e quindi essere un po' più autonomi, ecco, questa è la nostra mission. Ecco, allora, Adriano, l'abbiamo menzionato prima, che cos'era successo? Ovviamente lo chiedo anche a lui, visto che l'abbiamo tirato in causa proprio prima della pubblicità, lei poi ha accettato l'invito, no, di Adriano Panzironi per fare questo confronto diretto insieme. Assolutamente, nel senso, noi siamo Ah, l'invito è partito da Panzironi. Interessante, va bene. molto felici, io sono molto felice di essere qui per confrontarci e per avere la possibilità anche a un pubblico che magari non è solitamente il nostro, di mostrare quello che è per noi una visione più a 360 gradi di quelle che sono le evidenze scientifiche, le prove sul campo. E in modo da far vedere che ci sono possibilità di informarsi, ci sono canali divulgativi come il nostro, ma anche molto più autorevoli. Quindi io vi ringrazio dell'importanza che mi date, ma in realtà non è che Grazie a lei di aver partecipato, insomma. grazie, non è che se lo dice il Project Invictus è vero, noi diciamo sempre mettete in dubbio quello che noi vi diciamo, nel senso, se voi dubitate di noi abbiamo fatto un buon lavoro perché il dubbio e poi quello che porta a livello scientifico a continuare a crescere. La fede rimane sempre uguale, eterna, la ragione invece cerca ogni volta di mettersi in dubbio e di cercare nuovi step, nuove strade per vedere se le verità che ha trovato sono realmente quelle consolidate o alla luce di nuove scoperte si può andare avanti e si può modificare la propria opinione. Nulla da dire. Ecco, ovviamente vi ho messo di fronte uno all'altro, no? Perché questo dovrebbe essere proprio uno scontro. Un Adriano, confronto. confronto. Si prenderanno a cazzotti. Adriano, le sue idee, lei ovviamente riporta le sue in base a tutte queste ricerche innovative che ci sono, che sono continuamente in evoluzione. Cerchiamo di capire alla fine se riuscirò a farvi dare la mano, a Diciamo, stringervi la ma la mano e mano ci è magari stata già data trovare perché noi un siamo. punto No, d'incontro. no, diciamo una cosa, che effettivamente il lavoro che fa Andrea Biasci è più o meno il lavoro che faccio io, cioè permettere a persone che non hanno un background culturale di capire magari dei concetti molto complessi e quindi diventare prima informati e poi consapevoli della propria salute. Lui lo fa nei confronti di un pubblico di atleti Sì. maggiormente.
Noi invece lo facciamo con un pubblico di persone over 50 anni, quindi ci rivolgiamo un po' a tutta la popolazione sportiva e non. È chiaro che quello che io dico, ovviamente nel Cerca Salute, ma anche nel mio libro, sono verità scientifiche che io ho ripreso da libri di biologia e ho ripreso da ricerche scientifiche pubblicate in tutto il mondo. Biasci probabilmente ha una visione più ampia e in qualche modo è però un po' più vicino a quella che è quella medicina dogmatica che difficilmente accetta un cambiamento importante per quanto riguarda ovviamente l'alimentazione o anche l'integrazione, quindi sono due posizioni diverse però con l'unico scopo che è quello di informare le persone. Quello che spero ampiamente, anche se io comunque devo dire una cosa, che di Panzirulli non conosco assolutamente niente, so solo alcune cose che non mi piacciono per niente, mentre ho visto qualche video di Biasci e del Project Invictus, magari più avanti farò qualche reazione a qualche suo video. Io sono parzialmente d'accordo, soprattutto sulla visione della medicina dogmatica, perché secondo me dovremmo parlare più di medici, biologi, dogmatici che la medicina, perché ogni 5 anni principalmente si prendono tutte le review scientifiche e si guardano le linee guida, come vengono modificate a seconda delle nuove pubblicazioni, a seconda del nuovo materiale e delle nuove evidenze. Beh, dipende però su che cosa, perché se parliamo di farmaci, parliamo anche dei claim e degli integratori, se vogliamo dire, ma dal punto di vista dell'alimentazione siamo rimasti a 40 anni fa, quindi queste review sull'alimentazione non ci sono state. Questo è il vero problema della medicina che io definisco dogmatica, cioè io dico di fronte ha una moria di persone, noi abbiamo 650.000 morti in Italia, abbiamo 5 milioni di diabetici, abbiamo 1.000 malati al giorno di tumore. È evidente che questa medicina non ha trovato le risposte alle cause che inducono le patologie. E cioè l'alimentazione, per la maggior parte. Perché ogni volta che vai da qualche medico gli chiedi ah, ma può essere qualche alimento che mangio, può essere l'alimentazione che mi porta a questo problema? No, per carità. Io quando avevo la psoriasi e l'orticaria, quando ho chiesto a dei medici che cosa potevo mangiare, sono stati completamente incompetenti, non hanno assolutamente saputo dirmi che cosa dovevo mangiare, che cosa evitare, assolutamente niente. Uno mi ha detto semplicemente di non bere alcol, mentre un'altra ha cercato di sviare l'argomento il più possibile, confermando semplicemente le mie ipotesi, le mie ricerche, ma non mi ha detto assolutamente niente di più. Quindi la grande falla nel mondo della medicina è questo, che si cerca sempre di risolvere e non curare, ok? Per cui non eliminare la causa del problema, ma semplicemente curare il sintomo e quindi dare un farmaco in più. Ma Panzirulli non dovrebbe assolutamente parlare, perché lui propone una marea di integratori che mi dovrebbe spiegare a che cavolo servono se una persona mangia correttamente. Per la medicina cosiddetta dogmatica è una cosa ineluttabile, ci invecchiamo, ci ammaliamo e moriamo. Tra l'altro il processo di malattia avviene solamente se si mangiano alimenti scorretti. La malattia in natura non esiste, è quel processo di eliminazione della specie. Quello è un cammino. Per cui tu prima cominci ammalandoti, prima cominci a sviluppare patologie e problemi vari, dopodiché piano piano arrivi ad essere eliminato, ad essere cancellato, perché c'è bisogno di dare spazio al patrimonio genetico migliore che si sta sviluppando e sta crescendo meglio. Quello che io invece ho trovato nelle ricerche è che così non è, cioè un'alimentazione diversa, con un carico glicemico, l'indice glicemico è un'alimentazione low carb, è in grado di risolvere e di prevenire tantissime patologie. Assolutamente vero, bravo. E invece adesso vediamo Biasci che cosa risponde, che lui invece propende per i carboidrati, per lui sembra un po' di tutto, dipende, non c'è mai niente di dannoso. Praticamente tutte quelle che oggi affliggono l'essere umano.
Io non sono d'accordo perché è vero che la medicina da 40 anni è rimasta la stessa, ma perché le prove che continuano ad arrivare sono sempre propositive e evidenziano sempre i risultati che già c'erano tanti anni fa. La differenza sta che per esempio l'italiano non segue la dieta mediterranea, quindi se noi prendiamo l'alimentazione della persona media in Italia e diciamo sta seguendo la dieta mediterranea, sta seguendo le linee guida, in realtà quella persona non sta assolutamente seguendo le linee guida. Ma quali sono le linee guida per una corretta alimentazione? Innanzitutto una dieta equilibrata e principalmente ipocalorica. Beh, 2000 calorie non è ipocalorica. Normocalorica, però difficilmente una persona segue 2000 calorie, nel senso che... E secondo lei perché? Perché diciamo che l'industria alimentare ha trovato il modo per rendere sempre più appetibili i cibi, ha trovato sempre più il modo di mandare dei segnali al nostro cervello per indurlo a essere sempre più goloso di determinati... Questo è vero, certo. ...alimenti e quindi... Mi faccio capire questo concetto, cioè come fanno le aziende dell'agroalimentare a indurre un maggior consumo di carboidrati, perché ovviamente qui stiamo parlando di carboidrati. Io non sono d'accordo sui carboidrati perché... Lo dicevo. È vero che c'è... Io poi non sono... Quindi grassi e carboidrati. Grassi e carboidrati. Quindi, esattamente. Semplicemente... Il modo più semplice per rendere palatabile un alimento è aumentare il suo carico calorico, nel senso che io posso mangiarmi la pasta e condirla con poco olio e delle zucchine e il mio piatto avrà un 450 calorie, oppure posso metterci un ragù, abbondare ancora di più con l'olio, metterci sopra il formaggio e arriviamo a 600-700 calorie lo stesso piatto di pasta. Quindi io sto mangiando, è la pasta che mi fa ingrassare o è il complesso che mi porta ad assumere... Allora le faccio... C'è una domanda molto semplice. Lei si fa uno spaghetto al ragù, un maccherone al ragù, con tanto ragù e tanto grasso, tanto olio. Dopo quanto ha fame? Ottima domanda, bravo. Allora, per sua esperienza personale. Sì, sì. Io li... Bravo. Mi ha sorpreso con questa domanda, bravo. E penso anche di sapere dove vuole arrivare. Dico che io sera, forse non mangio. Allora, quello che si sa è che mediamente i carboidrati hanno un'azione sulla fame più a breve termine, i grassi invece hanno un'azione più sul lungo termine. Se... Esatto. Torniamo a quello che lei diceva, no? Fa uno spaghetto agli olio o con un po' di pomodorino, 100 grammi, leggero, quindi ipocalorico secondo la sua indicazione. Dopo 3 ore non ha ancora fame? No. Nel senso... Mi fa ridere la faccia che ha fatto Panziluni qua, come a dire qua stai mentendo. Stavolta sono d'accordo con lui, certo è così. Infatti una delle prime cose che io ho sempre detto sulla dieta carnivora è che proprio il fatto di mangiare tanti grassi e tante proteine ovviamente, però soprattutto tanti grassi, è che ho notato che mi saziano molto più a lungo. Infatti io mangio 2 volte al giorno. Delle volte ho mangiato anche una sola volta al giorno, ho fatto dei digiuni molto prolungati proprio perché per la maggior parte del tempo io mangio grassi e proteine, non mangio carboidrati da 6 mesi praticamente, e prima invece quando mangiavo soprattutto carboidrati ad ogni pasto io avevo bisogno di mangiare ogni 3 ore. Questo è il punto. E inoltre il problema è che i carboidrati aumentano i livelli di glucosio nel sangue, e questo sappiamo che non fa per niente bene, può portare a lungo termine all'insulinoresistenza ed altri problemi che tra l'altro sono collegati al diabete, e non finiamo più se cominciamo a parlarne. No, perché? Perché se io prendo uno spettatore che ci sta ascoltando e gli dico seguimi, mangia quello che vuoi ma in un regime ipocalorico, questa persona ha fame, perché il suo organismo ovviamente... Tra l'altro doppiamente, perché non solo hai fame perché mangi sempre carboidrati, ma sei anche in un regime ipocalorico, quindi il corpo ti chiede continuamente di essere rifornito.
si deve abituare ed è il motivo per cui le persone... Si deve abituare a stare a digiuno? Questo è il motivo per cui io in passato pensavo che essere a digiuno sarebbe stato qualcosa di problematico, perché io pensavo già ho sempre fame normalmente e mangiavo sempre carboidrati. Figuriamoci come avrei fame se stessi a digiuno. Infatti io non ho mai fatto un digiuno per più di forse 12 ore fino a quest'anno ed ho 31 anni. Ma nel momento in cui io delle volte il massimo del digiuno che ho fatto è stato 72 ore, l'ultimo digiuno che ho fatto è stato invece di 42 ore e nel momento in cui dovevo mangiare nemmeno sentivo la fame. Allucinante. Come pensi di poter fare qualcosa del genere con i carboidrati e con una dieta ipocalorica? Questo fatto di contare le calorie, sì, contare le calorie indicativamente ti può dire qualcosa, ti può dire se sei in un regime ipercalorico, ma se ti interessa aumentare di peso oppure dimagrire. Hai bisogno di sapere se sei effettivamente in ipercalorica per aumentare di peso oppure in ipocalorica per diminuire di peso. Benissimo. Ma non deve essere su quello che si fonda tutto quanto. Non seguono le linee guida, perché se le linee guida si adattano... Questo fatto di non seguire le linee guida mi ricorda un po' l'argomento dei vegani, secondo cui se hai avuto problemi con un'alimentazione vegana significa che non l'hai seguita a dovere. E quindi commentano dicendo, ma tu allora no, in realtà non sei stata vegana perché hai sbagliato. Però non ti dicono mai che cosa hai sbagliato di preciso. E lui, esatto, in questo momento, tra l'altro, non sta nemmeno dicendo che cosa sbagliano precisamente le persone, sta dicendo soltanto che sbagliano. Poi sentiamo se lo dice. Facilmente alle persone, le persone non mangerebbero in eccesso e quindi sarebbero tutte magre e non avremmo tutte le problematiche che oggi purtroppo... Andrea Biasci, ti voglio dire questo. Mangiare in eccesso. Prova a far mangiare alle persone solamente carne e pesce, però tutta la carne e il pesce che vogliono. Che ci scommetti che se fanno attività fisica, quel minimo che gli basta, e se non sono in ipercalorica, perdono peso? Io ho visto tantissime testimonianze di persone che mangiavano tantissimi grassi eppure diminuivano di peso. Perché sono i carboidrati che ti fanno ingrassare. La dieta così com'è comporta. È vero che inizialmente... Tra l'altro, agli animali, mi è venuto un altro argomento, poi lo faccio finire di parlare a Andrea. Andrea Biasci. Allora, gli animali, tipo quelli, che ne so, i bovini, ok? Non a caso, quando si vuole farli aumentare di peso, quello che gli si dà, che cos'è? Le proteine? L'erba? No, gli si danno carboidrati. Perché sanno bene, infatti esiste il fenomeno degli animali che sono stati, sì, grass fed, per cui alimentati ad erba, ma sono stati grain finished. Grain finished. Che significa grain finished? Significa che sono stati rifiniti col grano, con i cereali. Cioè, alla fine del loro ciclo di vita, gli sono stati dati cereali. E questo lo fanno proprio per farli aumentare di peso, perché la carne assumerà un gusto più... La carne diventerà più gustosa e poi l'animale aumenterà di peso, per cui potrà... l'allevatore potrà venderlo di più, potrà vendere un animale più pesante e quindi guadagnare di più, ok? E potrà continuare ad avere il suo marchio grass fed, perché comunque nel resto della vita viene alimentato ad erba. Uno stile alimentare low carb va a incidere sul senso della fame e perché? E permette alle persone di mangiare meno. Ma perché? Mi spieghi biologicamente perché un'alimentazione low carb è in grado di ridurre il senso della fame, okay, e quindi poi ridurre l'apporto calorico. Mi piace che Panzirò, allora in realtà Biasci sta cercando tanto di
di parlare, argomentare nella sua maniera, che comunque Biasci è un professore, l'ha detto prima, ha fatto questo all'università, quindi è preparato, ok? Quindi cerca di dettare lui il ritmo, però al momento giusto Panzironi lo interrompe e gli fa la domanda giusta, questo mi piace, la domanda giusta. E adesso hai visto quando, lo rivediamo un attimo, quando Andrea Biasci ha cambiato espressione sul volto e ha fatto ok. Alle persone di mangiare No, ma meno. perché? Mi spieghi biologicamente perché un'alimentazione low carb è in grado di ridurre il senso della fame e Ok. quindi Eccolo. Ok. poi ridurre l'apporto calorico complessivo della giornata. Quali sono i sistemi che Allora, inducono se questo? noi andiamo a prendere un libro di fisiologia e leggiamo l'insulina, vediamo che l'insulina è un ormone anoressizzante. Cosa vuol dire il termine anoressizzante? Vuol dire che induce la persona a smettere di mangiare. Il problema è che la persona che mangia in eccesso, cronicamente un eccesso calorico, un eccesso iperglucidico, sviluppa a livello ipotalamico, dove viene regolato il centro della fame e della sazietà, una resistenza all'insulina. Certo. Quindi l'azione di quello che sta mangiando la persona non porta dei feedback, ma perché la fisiologia della persona ha una resistenza all'insulina. Dottor Biasci, posso dire che non sono d'accordo, le spiego perché. Allora, quando noi mangiamo. Mi piace che l'ha affermato ancora prima che finisse di parlare e Biasci si è stoppato, cioè non ha continuato a parlare, si è stoppato e non mi sembrava nemmeno convinto di quello che stava dicendo. Un classico piatto di pasta, poi ci accorgiamo che abbiamo una sonnolenza post-prandiale, no? Giusto. Questo soprattutto per superati i 40 anni, diciamo finché. Ma ce l'avevo anche io a 25 anni, che mi addormentavo dopo mangiato, invece di sentirmi bene. C'è questa iperattivazione dell'insulina. Beh, l'insulina in realtà ci dà la fame in vari modi. Il primo tra tutti è certamente il fatto che ci induce un calo glicemico. Quindi quando noi abbiamo una glicemia che tende a salire, l'insulina la riduce, quindi questa glicemia scende sotto 0,5 e questo ci dà il famoso sonnolenza postprandiale e poi induce il nostro corpo a richiedere altri zuccheri. Esatto, bravo. Esatto. Finora ho guardato soltanto 13 minuti e 20 secondi. Panzironi lo sta asfaltando. E non me lo aspettavo. Qui ci spinge verso quei cibi ancora più. L'espressione che tiene Andrea Biasci in volto. Dice, è bravo. Carichi di zuccheri. Poi c'è un altro fenomeno importante, i grassi e i carboidrati. Ebbene, i grassi quando noi li mangiamo rimangono di più nello stomaco, rimangono con le proteine, perché ricordiamo che lo stomaco a livello biochimico è un laboratorio che demolisce sostanzialmente solo proteine e grassi, non tocca i carboidrati. Dopodiché abbiamo delle cellule nell'intestino che producono la colecistochinina. La colecistochinina è un ormone potentissimo che va a bloccare la grelina, che è l'ormone della fame, e la leptina. Quindi che cosa succede? Che questa colecistochinina non ci fa sentire la fame, cioè ci dà una sazietà chimica. A differenza invece del carboidrato, quindi una volta che lo abbiamo ingerito, rimane soltanto 30-60 minuti nello stomaco perché, soprattutto se non ricco di grassi e proteine. Rimane molto poco nello stomaco, appena lo stomaco è pieno, perché magari uno si è mangiato 200 grammi di pasta, si sente sazio, ma è una sazietà di tipo meccanico, ovvero una sazietà che non ci fa mangiare lì per lì perché giustamente stiamo per scoppiare, ma appena questo bolo alimentare finisce nell'intestino, non avendo attivato la colecistochinina, la grelina non l'abbiamo mai disattivata e quindi ci rimane questo senso di sazietà che colpisce ovviamente il centro ipotalamico e ci induce a mangiare anche laddove noi non abbiamo bisogno, magari abbiamo mangiato. Asfaltato. E chi se l'aspettava? 300 grammi di pasta, abbiamo introdotto 600 calorie più sughi eccetera, ci cioè arriviamo a 1000 calorie, uno dice cavolo con 1000 calorie che ho assunto con un pranzo dovrei arrivare fino a sera senza avere fame, invece dopo 3 ore noi torniamo a mangiare, torniamo a introdurre una quantità di calorie talmente eccessiva che altro che 2000 calorie, per questo dico che l'errore della medicina tradizionale, quindi anche della via Mediterranea, è che
andando a consigliare un alimento come quello dei carboidrati, che il nostro corpo non riconosce e quindi non ha delle risposte ormonali adatte, noi siamo... L'espressione di Biasci la dice tutta. E tra l'altro nota che non lo sta interrompendo. Cioè, come se stesse imparando. E io ripeto, non conoscevo Panzeruni, quindi non sapevo cosa aspettarmi. Siamo indotti a mangiare in continuazione, altrimenti dovremmo accettare che siamo talmente schiavi del cibo che vedere tutte le persone in giro per l'Italia e per il mondo che diventano, addirittura arrivano a 200 kg, 300 kg o la maggior parte della popolazione italiana che diventa sovrappeso, non può essere derubricato come una carenza di volontà a seguire un'alimentazione, ma una incapacità, esatto, capacità dei nostri ormoni di autoregolarci la fame, e questo ci porta a... Verissimo, verissimo, bravo. Questi problemi. Lei cosa Io, ne pensa, dottore? Allora, che non sono d'accordo. E su cosa? Ma abbiamo anche dei casi sia del passato sia oggi presenti che ci dimostrano che in realtà non è così. Sono d'accordo quando parla che le proteine hanno effettivamente un importante ruolo saziante, tant'è che normalmente in un'alimentazione in cui le persone non Perché contano... Perché non è d'accordo con i grassi? Esatto, mi stavo chiedendo anche io la stessa cosa. Lo dicevo io, di nuovo Panzeruni fa la domanda giusta al momento giusto. E adesso Biasci si deve interrompere e rispondere a quest'altra domanda. Lo ha asfaltato sia sugli argomenti, sia sul modo di impostare proprio il confronto. Perché in realtà, se andiamo a vedere la letteratura scientifica... Cioè lui non ha nemmeno risposto all'argomentazione precedente di Panzeruni e adesso si trova ad essere in difficoltà a rispondere anche alla nuova domanda. Scientifica e compariamo un'alimentazione a parità proteica, carboidrati o grassi, la risposta è molto soggettiva. C'è una fetta della popolazione che risponde bene senza carboidrati e quindi riesce a saziarsi senza carboidrati, c'è invece una fetta della popolazione che si sazia però qui a parità di proteine. Però qui arriviamo a valutazioni su studi scientifici, io sto parlando di biologia, cioè la colicistocrina regola il rilascio della bile, quindi è una verità biologica, cioè se io quando mangio grassi ho bisogno della bile perché i grassi vengono scomposti dalla bile, se le cellule dello stomaco non producono colicistocrinina, non bloccano la leptina e non bloccano la grelina, quindi è una verità biologica. Però, nel senso, il punto è che il nostro organismo non è mai regolato da uno o due ormoni. Certo, adesso abbiamo appena parlato della leptina, che ha una risposta più positiva dai carboidrati. Certo, quindi, perché è obbligato tramite l'insulina. Esatto. Ma quindi, tramite l'insulina, quindi, però viene prodotta maggiormente però dall'insulina. Cioè l'insulina stimola. Di nuovo Panzeruni parla quando vuole. E Biasci si interrompe e lo ascolta. Mi piace tantissimo sta cosa. Stimola la produzione di leptina. Anche l'insulina vengono considerate cugine due ormoni e una risposta insulinica ha un beneficio anche sulla risposta leptinica che ha un effetto sulla fame. Quindi in realtà a livello biologico, come stiamo discutendo, a seconda del parametro che andiamo a vedere, il nostro corpo ha tutto un sistema di compensi. Quindi nel momento in cui noi andiamo a prediligere qualcosa c'è qualcos'altro che frena e viceversa. Quindi è vero che da questo punto di vista, a livello del nostro tratto digerente, la fame potrebbe essere spinta, poi ci sono anche tutti gli ormoni intestinali che vanno a interagire sul nostro senso della fame, quindi la fame non è regolata soltanto da uno o due ormoni, ma da tutto un sistema di meccanismi complessi. Questi meccanismi, dottore, sono complessi, però converrà con me che sono meccanismi che la natura ha impiegato milioni di anni per formare. Cioè non possiamo pensare, cioè, tutti sappiamo che la dieta low carb deriva sostanzialmente da una dieta ancestrale, no? Cioè una... Bravo, sta toccando un altro ottimo punto. Adesso voglio vedere Biasci come cavolo risponde. La dieta che veniva praticata dall'uomo primitivo, da quando è comparso su questo pianeta partendo dagli australopitechi, e da allora si è formata tutta la produzione. Di nuovo ha lo stesso sorriso. Ormonale, tutte le risposte, tutti quei centinaia di migliaia di meccanismi che neanche conosciamo, che diciamo la verità, non li conosciamo. È chiaro che se il nostro corpo è stato abituato per 2 milioni e mezzo... Bravo Panzeruni, ogni volta che si parla ad esempio di flora intestinale, di batteri che abbiamo nell'intestino, è assolutamente vero, della maggior parte
dei processi in cui questi sono implicati non sappiamo assolutamente nulla, sappiamo pochissimo. Quindi ogni volta che si mettono in ballo, per esempio, mi è venuto a mente questo esempio qua, quello dei batteri intestinali, ma si mettono in ballo solamente perché le uniche cose che pensiamo di sapere, ma non abbiamo nemmeno le prove, però lo spingiamo comunque, come quando nelle pubblicità si parla continuamente di delle fibre che fanno bene per la flora intestinale, non abbiamo nessuna prova di questo, anzi abbiamo prove completamente completamente dell'opposto di quanto detto qui, e ho fatto anche un video sulle fibre che in realtà causano gonfiore addominale, causano stitichezza alle persone che soffrono stitichezza, e le persone che soffrono di stitichezza cronica sono migliorate proprio al 100% eliminando le fibre dalla dieta, però nessuno ne parla. E vabbè, andiamo avanti. Mezzo di anni a introdurre cibi come cacciagioni, un cacciatore ma per esempio c'erano anche tuberi. Sì, ma si mangiavano in quantità notevolmente inferiore. No. Esatto, esattamente, bravo. Dipende ovviamente dove si trovava la popolazione, perché ci sono zone. Sì, ma la carne e il pesce, Biasci, si sono trovati in qualsiasi latitudine. Invece, gli alimenti vegetali, come, che ne so, i tuberi, oppure qualche frutto, qualche verdura, eccetera, eccetera, qualche pianta, si trovava esclusivamente nelle zone più calde del pianeta o anche in zone, diciamo, con un clima un po', diciamo, temperato, ma comunque in primavera o in estate al massimo. Per tutto il resto c'era disponibile solo carne e pesce. Dove i tuberi sono difficili da reperire e quindi la popolazione primitiva mangiava principalmente carcasse, mangiava principalmente i resti animali che trovava e aveva un'alimentazione prevalentemente da fonti animali, e altre zone in cui era più facile reperire i tuberi. Ma alcuni tuberi e non in quelle quantità, e poi ricordiamo che i cacciatori e raccoglitori facevano decine di chilometri al giorno, quindi è chiaro che se introducevano un 20% di carboidrati non gli succedeva nulla. Esatto, esatto, bravo. Anche di, no. Allora, nel senso, per esempio, il senso della fame viene da quello due esempi: i nostri nonni mangiavano sicuramente meno fonti animali di noi, quindi ne sei sicurissimo? Quindi mangiavano prevalentemente più carboidrati di noi. Prego, da dove l'hai presa sta cosa? E erano più magri. Sì, no. Io sono stato in Africa quest'estate e anche questo inverno. Se andiamo a vedere in Africa, l'alimentazione della popolazione povera è fatta principalmente o quasi esclusivamente da carboidrati, e sono tutti magri. Ma sono tutti magri perché? Perché erano magri, sono magri come lo erano i nostri nonni. Questo ovviamente perché? Perché è evidente che una persona come i nostri nonni, che passavano 12 ore della propria giornata a zappare la terra, è chiaro che se introducevano una quota di carboidrati, di nuovo lo stesso sorriso di prima, anche più elevata, questo certamente non li faceva ingrassare, ma questo non significa che poi non comparivano tutte le patologie che noi conosciamo, perché comunque le malattie aterosclerotiche i nostri nonni ce l'avevano, tumori, problemi d'artrosi, cioè ce l'avevano. Certo, comparivano soltanto in età molto più avanzata, invece adesso stanno comparendo anche nei giovani. C'erano meno di noi perché giustamente la quota di carboidrati era notevolmente inferiore in rapporto, ma era anche notevolmente superiore all'attività fisica che viene fatta. Ma infatti, nel senso, le linee guida dicono, allora, la nuova piramide alimentare non è più a scala, ma è a spicchi. A torta, sì. E alla base. Beh, non parliamo proprio della piramide alimentare, ci sarebbe proprio da dire e non finire più. Che è tutta sbagliata, ma proprio al contrario di come dovrebbe essere. Base c'è l'attività fisica e lo stile di vita, perché anche nel altra sciocchezza. Le indicazioni della dieta mediterranea, come Life 120 non è una dieta ma è uno stile di vita, certo. Anche la dieta mediterranea dice di non essere una dieta ma uno stile di vita, nel senso, noi oggi abbiamo due problemi principali. Quindi Biasci propende per la dieta mediterranea. Quale? Quella odierna o quella o quella vera mediterranea che avevano i popoli mediterranei 2000 anni fa? Principali, una sovralimentazione, per cui dal mio punto di vista, anche vedendo la moltitudine, perché noi facciamo 1 milione di visite su Google,
Biasci, ma perché guardi la presentatrice? Devi guardare Panzironi. È con lui che ti stai confrontando. Al mese e più di 1 milione di visite su YouTube. Chi se ne frega? Al mese, quindi abbiamo oltre 2 milioni. Anche di... lei e i suoi seguaci, praticamente. Anche noi abbiamo i suoi seguaci. E Adriano e i suoi angeli e lei i sostenitori i di Live 120 che ci scrivono, ti massacrano. Che ci massacrano dicendo: ma che cosa dite? Io smettendo di mangiare carboidrati sono stato meglio. Anche io, per quanto non conoscessi Panzironi. Perché effettivamente è così, perché togliere i carboidrati è una delle strategie per cui si abbassa il contenuto calorico, per cui... No, Biasci, io mangio le stesse calorie se non più rispetto a prima, perché mangio tantissimi grassi, mangio bistecche grasse. Possono migliorare tutte quelle patologie date da... Ma sembra le calorie, pensa. Un eccesso e un ingolfamento tra virgolette. Guarda, posso dire una cosa? Io sono d'accordo su questa cosa che si introducono meno calorie, sa perché? Perché questo, c'è un altro errore che viene commesso secondo me dall'attuale dietologia, cioè nel calcolo delle calorie complessive del giorno vengono inserite anche le proteine, che secondo me è un grande errore, perché quando noi abbiamo delle proteine che vengono utilizzate dall'80 al 100% ai fini plastici, non è corretto dire che quei 50 grammi della bistecca 50 sono 200 calorie, perché in realtà quel materiale, quelle proteine vengono trasformate in matrice. Ovvio che quel 20% che invece non riusciamo, che lo trasformiamo in zuccheri, allora rientra nel calcolo delle calorie. Per cui in realtà chi segue lo stile di Live 120 da una parte ha una... Vabbè, sarebbe impossibile a questo punto calcolarsi le calorie in questo modo. Riduzione sostanziale dei carboidrati. Ha una sostituzione dei carboidrati con i grassi, ha una normale quantità di proteine, ma se andiamo a togliere le proteine dal conteggio calorico, in realtà chi segue la 120 introduce 1500 calorie ai fini energetici, se la vogliamo definire così. Quindi questo è vero che si introduce, però il problema è che ci dobbiamo domandare perché un'alimentazione basata sul carboidrato invece ci induce ad arrivare a 3000 calorie, perché questo è sta vero. Avendo praticamente... Ottima domanda. Però è anche vero che... I carboidrati sono il macronutriente assieme alle proteine che porta di più la conversione in grassi, perché in realtà a livello fisiologico la conversione degli zuccheri in eccesso in grassi contribuisce soltanto al 10% del nostro sovrappeso, la maggior parte va a finire in calore. Il problema dei carboidrati in eccesso riguarda l'insulina, perché un'insulina cronicamente certo. alta... Spieghi meglio questo concetto dei grassi che finiscono in calore. Di nuovo mi piace come Panzironi interrompe e dice: no, non devi andare su quella strada là, vai sulla strada che voglio io e vediamo se mi convinci. Cioè, quindi è Andrea Biasci che deve convincere Panzironi, non è Panzironi che risponde ad Andrea Biasci. Questo mi piace. No, dei carboidrati che finiscono in calore. Perché il 10% soltanto va in grassi? Soltanto il 10% va in grassi, ma allora da questo punto di vista c'è tantissima letteratura scientifica che mostra come più il soggetto è sano e più la conversione dei carboidrati finisce in calore e non si accumula in peso in eccesso. Beh, inizialmente certo. La persona se diventa prediabetica... Perché stimola la tiroide, gli ormoni tiroidei che poi portano alla produzione dei perossisomi, eccetera, eccetera, d'accordo, ma... Riguarda principalmente le proteine mitocondriali certo. UCP2 e UCP3, certo. che sono stimolate anche loro dagli ormoni tiroidei, ma non solo. Ed è infatti il motivo per cui, per esempio, tantissime persone, perché noi oggi discutiamo con uno stile paleo, tra virgolette, nel senso non che Life 120 sia esattamente la paleo, ma è più vicina a quel lato lì. Un stile ancestrale, che è uno stile ancestrale, quello vogliamo, però potremmo discutere con uno che segue una dieta vegana. Vi assicuro che dall'altra parte dei vegani ci sono persone che perdono peso, che stanno meglio. Vabbè, perdono anche massa muscolare oltre a peso. Esatto. Ottima osservazione. Dipende. Se non seguono, ma certo. Infatti è più facile eliminando i carboidrati non accorgersi che si aumentano anche le proteine, con tutti i benefici che io per esempio mi discosto, ma questa è soltanto una mia posizione personale che non ha nessun valore, nel momento in cui secondo me le linee guida sono ancora troppo basse nelle proteine. C'è tantissima letteratura scientifica.
Ma Biasci ogni volta c'è tantissima letteratura scientifica, non è che se tu menzioni una letteratura scientifica, tra l'altro, e non vai nello specifico, allora acquisti credibilità. Biasci, ce l'hai un pensiero tuo personale che non deriva da letteratura scientifica? Anche prima hai detto, ma questa è una mia presa di posizione personale. Va benissimo avere posizioni tue personali, anzi, secondo me dovresti averne di più. Ogni volta c'è tantissima letteratura scientifica e basta. Che mostra che in realtà ci Su sono questo siamo ottimi d'accordo, benefici siamo d'accordo. dal punto di vista della massa magra, dal punto di vista dell'osteoporosi, perché si diceva le proteine sono acide, causano in realtà Sono i mattoni delle ossa, quindi. sono, sì, esattamente. Poi un tessuto più trofico muscolare, un tessuto muscolare più presente va a stimolare di più il metabolismo E guarda sempre la presentatrice, ma perché? osseo, perché i nostri muscoli si articolano sulle Ma ossa, infatti tirando di quando si più. allena, ad esempio in sala pesi, aumenta anche la fame di proteine, cioè si sente proprio l'esigenza di mangiare più proteine perché il nostro corpo ce le chiede. Le volevo chiedere una cosa, dottore, ma lei ritiene normale che la cosiddetta medicina dogmatica, diciamo, attui una fascia di normalità per quanto riguarda l'insulinemia basale da 16 se non 24 in su, cioè in giù, quando invece chi segue uno stile di vita Life 120 o low carb ha un'insulinemia basale che va dai 4 ai 7? E secondo me sì, perché il difetto che si fa incolpando l'insulina, che secondo me invece non è un ormone assolutamente da temere, né che fa ingrassare né che può creare problemi, è che si associa l'iperinsulinemia o un'insulina troppo elevata con una iperglicemia. Quindi No, sono due cose sono due diverse, cose però diverse, mangiando esattamente. carboidrati c'è un livello di insulinemia basale molto più alta e questo è evidente che se noi Sì. arriviamo da 4 a 16 o da 6 a 24, significa che le cellule beta del pancreas devono produrre 4 volte la. Correttissimo. Panzeroni lo sta asfaltando proprio in una maniera incredibile, non me lo sarei mai aspettato. Lo sta uccidendo. E mi è piaciuto anche che Biasci ha alzato il dito addirittura mentre stava parlando lui. Questo è allucinante, veramente. Facciamo una cosa. Questa è stata la prima parte di questo video, della mia reazione o di quei miei pochi commenti che comunque ho avuto da fare al riguardo, del confronto tra Andrea Biasci di Project Invictus e di Panzironi di Life 120. Se vuoi guardare la seconda parte, iscriviti al canale, clicca sul tastino mi piace per supportarmi e condividi questo video.